Ciao, e stamattina ti porto con me in questo posto spettacolare e siamo al mare, dove spero che tu senta le onde del mare e appunto la diretta la volevo fare sull'argomento dove e qual è il tesoro. Perché sappiamo dalle fiabe, anche dalle ricerche, che si trova sempre al fondo del mare, al fondo dell'oceano. E il nostro qual è il tesoro? Qual è il vero tesoro? E prima di darti la mia risposta, il mio punto di vista, volevo farti questa domanda. Se tu avessi veramente un tesoro, come un oggetto intendo, che possa essere una pietra preziosa o un oggetto appunto da un metallo prezioso costruito, cosa faresti tu? E se lo daresti in custodia, soprattutto la domanda è se dovresti darlo per essere custodito da qualcuno, ad esempio lo porti in banca per essere custodito questo tuo tesoro, quella pietra o quell'oggetto di metallo prezioso. Tu lo daresti ad esempio in banca per essere custodito. E se un funzionario o qualcuno te lo graffiasse, nel momento che tu lo prendi indietro, te lo danno graffiato o comunque mal custodito, cosa diresti tu? Quale sarebbe la tua reazione? Mi immagino che non sarà una reazione di tranquillità, serenità e piacevolezza. Ecco, è così uguale dentro di noi, abbiamo dentro il nostro corpo, custodiamo la vita, perché la vita sta e vive proprio dentro le nostre mura, che è il nostro corpo. Il nostro corpo custodisce dentro. E come lo tratti tu questo tesoro qua? Lo graffi durante la vita? Quante volte lo graffi? Che tipo di graffiature? Quanti tipi di ferite permetti? Quante ferite? Del perché lo permetti? Ecco, questo sarebbe da farsi ogni giorno, ogni secondo. E per custodirlo davvero, come per tutti i tesori, bisogna darle spazio, come un vaso d'argento prezioso che lo pulisci sempre, lo stai lucidando. Ecco, così ogni volta c'è da dare questa purezza, l'aria, ossigeno, pulizia interiore. C'è da fare pulizia sia fisica a livello fisico, quindi fare attenzione dei tipi di cibi che stai ingerendo, al tipo delle emozioni che stai provando al tipo di pensiero. E la vita come si vede? Si vede dagli occhi delle persone. Se tu vedi dentro, se guardi dentro gli occhi, se guardi veramente una persona negli occhi, vedrai la sua vita, incontri la sua vita, la tua vita che incontra la sua vita. E questo si chiama anima, spirito, si chiama Shen in medicina tradizionale cinese. Ed è questa veramente la cosa più preziosa, è questo il tesoro. La nostra vita che la custodiamo dentro il nostro corpo e dipende tutto da noi, da come la trattiamo, del valore che stiamo dando. E quindi cerca ogni volta, come il tesoro appunto, le risorse preziose sono nel fondo al mare, cerca ogni volta davvero di andare nella tua profondità, sia con il respiro che con l'intenzione e con amore. Perché la vita dentro una persona, come dicevo, si vede dagli occhi, però non può essere preimpostata, non può essere così, aspetta che trovo la luce negli occhi e la falsifico. No, non la puoi falsificare, lo sguardo, la luce negli occhi non lo puoi falsificare, anche perché viene dal cuore, l'apertura viene dal cuore, la luce viene dal cuore, ma si riflette negli occhi. Apri il cuore. Sempre di più dai spazio, proprio fisicamente. Senti che apre la cassa toracica, fisicamente senti questo spazio di apertura all'interno. Quindi apertura, profondità, calore. Il calore nel cuore dà la luce negli occhi. Ricordatelo, ti saluto, buona giornata. Ciao!